L'assessore Serpe e la consigliera La Rosa sono al lavoro per stilare il documento che Civitavecchia presenterà alla Regione nell'ambito del tavolo per il phase out del carbone di Torre Valdaliga Nord. Si è tenuto ieri il convegno Impegni per lo sviluppo organizzato da Massimiliano Grasso di Civitavecchia 2030. Nel corso dell'iniziativa si è parlato di sviluppo e occupazione. Si chiama Dona la Spesa, l'iniziativa voluta da tutti dalla Coop. Si tratta di una raccolta alimentare di prodotti di prima necessità che verranno poi consegnati ad alcune parrocchie di Civitavecchia. Grande successo per il team Rocket a Romix, la cover band di cartoni animati e anime è stata protagonista con tante esibizioni all'importante Fiera di Roma. Ci sarà domani il debutto in panchina del nuovo allenatore del Civitavecchia Scudieri. I nerazzurri saranno di scena alle 15:30 sul campo del Rieti, secondo in classifica. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Eolico, offshore, fotovoltaico, logistica e cantieristica navale. Sono gli spunti e i progetti che sono arrivati all'assessore allo sviluppo Francesco Serpa, al quale spetta il compito, insieme alla consigliera comunale Barbara La Rosa, delegata ai rapporti con Enel, di stilare il documento che Civitavecchia presenterà alla Regione nell'ambito del tavolo per il phase out del carbone di Torre Valdaliga Nord, aperto con il Governo. L'intervista. Francesco Serpa, assessore, spetta a lei il compito di riassumere in qualche modo le proposte che sono arrivate per quanto riguarda il tavolo del phase out del carbone di Torre Valdaliga Nord. A che punto siamo e quando sarà pronto questo documento? Io, quale assessore allo sviluppo economico, alla programmazione, e la delegata all'Enel Barbara La Rosa, stiamo lavorando su questo documento. Sì, quello che dal tavolo regionale era uscito era proprio questo. La vicepresidente Roberta Angelilli ci aveva chiesto di uscire con un documento unico che provenisse appunto e rappresentasse tutte le esigenze e le volontà del territorio, per poi naturalmente portarlo al tavolo nazionale, al governo, all'Enel. Quindi la volontà comune del territorio, io, come dicevi giustamente tu, sto raccogliendo i documenti delle varie associazioni sindacali e mi sembra che già una comunità di intenti ci sia. Ho questo compito, come dicevi giustamente tu, io spero i primi della prossima settimana di poterne già mandare una bozza a tutte le associazioni sindacali, a tutta Federlazio, perché oltre alle associazioni sindacali c'è un'industria, Federlazio e altre associazioni di categoria. E per la fine della prossima settimana vorrei fissare un nuovo incontro per poi poter consegnare il tutto alla vicepresidente Roberta Angelilli. Quali sono gli spunti che sono arrivati dalle varie parti interessate, dei progetti da mettere in campo? Gli spunti sono tanti, anche se la vocazione del territorio naturalmente porta ad una comunanza su quello che può essere le energie rinnovabili, quindi l'eolico, il fotovoltaico, ma anche quella che può essere la logistica naturalmente e la cantieristica navale. Quindi diciamo che da questo punto di vista c'è una comunanza abbastanza forte su questa progettualità, poi c'è da svilupparle. È stata fissata il 18 giugno 2024 la prima udienza del processo che vede coinvolti per presunta corruzione i consiglieri comunali di Santa Marinella Roberto Angeletti e Fabrizio Fronti, il noto ristoratore di Santa Severa. Fabio Quartieri e Giuseppe Salomone, dipendenti dell'azienda comunale Santa Marinella Servizi SRL. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Paola Petti nell'udienza preliminare che si è tenuta ieri al Tribunale di Civitavecchia dopo la denuncia per corruzione presentata nel 2022 dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. Il primo appuntamento è però fissato per il 14 novembre, quando le parti chiederanno i progressivi delle intercettazioni che gli saranno messe a disposizione e sarà incaricato il perito per le trascrizioni. Il 23 novembre invece il GIP deciderà sulla distruzione delle altre intercettazioni ritenute rilevanti, tra le quali quelle che riprendono il sindaco di Santa Marinella in atteggiamenti intimi con alcune donne. È partito il cantiere per la riqualificazione dell'area verde tra via Toscana e viale Alcide De Gasperi. A fare il punto sui lavori è il vice sindaco Manuel Magliani. L'investimento da 300.000 euro su questa zona è finalizzato a dotare il quartiere di Campo dell'Oro di un punto di aggregazione. Al momento è stata già eliminata la preesistente rotonda, al posto della quale sorgerà un campo da basket polifunzionale e di servizio anche per la adiacente scuola. Terminato questo primo intervento,
si procederà alla creazione di un vero e proprio parco giochi, oltre alla manutenzione di quello già esistente, ivi compresi alcuni camminamenti che da anni aspettano un intervento che rende agibile l'intera area. Aula Pucci gremita ieri per il convegno Impegni per lo sviluppo organizzato da Massimiliano Grasso di Civitavecchia 2030. L'iniziativa presieduta da Giancarlo Frascarelli, presidente del Consiglio Comunale, ha visto la partecipazione tra gli altri di Roberta Angelilli, vicepresidente assessore sviluppo economico Regione Lazio, Alessandro Battilocchio, presidente Commissione Periferie Camera dei Deputati, Pino Musolino, presidente autorità di sistema portuale. L'intervista. Altro appuntamento per Impegni per lo sviluppo, progettiamo insieme il futuro di Civitavecchia, come lo immagina Grasso il futuro di questa città? Ma spero che sia un futuro fatto di lavoro, di occupazione e di sviluppo appunto. È il secondo appuntamento dopo quello di giugno in cui cerchiamo di prendere dei veri e propri impegni per la città. Anche questa volta abbiamo messo insieme istituzioni, associazioni di categoria, quindi le imprese e poi chi può dare queste risposte per lo sviluppo e chi può prendere questi impegni. Sicuramente diciamo che è un lavoro che noi stiamo portando avanti da molto tempo e che anche questa volta intendiamo mettere a disposizione della città e di chi vorrà credere e cercare di realizzare insieme a noi questi progetti. Anche dal nome dell'associazione Civitavecchia 2030, insomma un percorso lungo, il primo passo penso sia quello delle prossime elezioni amministrative. Sì, ma è un passo diciamo così contingente, perché come giustamente facevi notare tu, il 2030 è un orizzonte temporale per una programmazione che è quello che troppo spesso manca, ma manca un po' a tutte le amministrazioni che spesso sono prese dall'emergenza quotidiana. Quello che si cerca di fare è alzare la testa e cercare di guardare, avere una visione per proiettare appunto la città e il suo porto verso il futuro che siamo convinti che Civitavecchia meriti. C'è anche Civitavecchia nel poker di vincite, nel 10 e l'8 per il Lazio. Nell'ultima estrazione, come riporta Agi Pro News, in provincia di Roma sono stati vinti un totale di 95.000 euro. Tra questi un 6 oro ha portato 22.000 euro nelle tasche di un fortunato giocatore di Civitavecchia. L'ultimo concorso del 10 e l'8 ha distribuito premi per 23,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,97 miliardi di euro in questo 2023. E si chiama Dona la Spesa, l'iniziativa fortemente voluta da tutti i negozi Coop del territorio e dalla Unicoop Tirreno. Si tratta di una raccolta alimentare di prodotti di prima necessità che verranno poi consegnate ad alcune parrocchie di Civitavecchia, grazie anche al contributo dei volontari dell'Arci San Gordiano. Sentiamo l'intervista. Raccolta alimentare qui alla Coop, ci spiega un po' di che cosa parliamo? Sì, è Dona la Spesa, semplicemente è un'iniziativa a livello centrale di tutti i negozi Coop di Unicoop Tirreno, e durante questa giornata possiamo prendere qualsiasi prodotto per donarlo poi a Civitavecchia, alle parrocchie di Civitavecchia che sono state coinvolte, che a rotazione coinvolgiamo, e quindi poi di conseguenza i parroci devolvono ai parrocchiani bisognosi. Ecco, speriamo insomma anche oggi di riuscire tanto in questo progetto, perché vorrebbe dire aiutare qualche famiglia in difficoltà. Un'iniziativa importante che coinvolge anche l'Arci San Gordiano, con cui insomma sì, collaborate spesso. Noi diciamo in ogni territorio si sceglie un'associazione o si fa avanti l'associazione, poi l'associazione si fa garante diciamo che della giornata. Qui abbiamo, se potete vedere, i volontari delle parrocchie che ci aiutano in questa giornata, perché insomma dalle 8 alle 8 è un impegno abbastanza impegnativo adesso. Voglio ringraziare il negozio Coop di Civitavecchia e in particolare il direttore e poi anche Anna Catena come presidente dell'Arci San Gordiano, che è sempre disponibile ai momenti di solidarietà che noi proponiamo. Io ringrazio sempre le associazioni che sono presenti sul territorio, perché riescono a darci veramente una grande mano. Ringrazio Stefania che propone sempre queste iniziative. E il mese precedente abbiamo fatto la raccolta scolastica perché purtroppo il disagio è diciamo a 360 gradi, quindi cosa può dire l'assessore? E ringrazia tantissimo tutte le associazioni ognuno per le loro competenze. Ringrazio veramente di cuore, perché siamo veramente in difficoltà.
La Coop è sempre presente perché ci ha anche contribuito per la solidarietà con Faenza, quindi ci tenevo a dire questa cosa. Quindi è sempre presente su questo territorio e ringrazio la Coop. Con il prolungarsi delle temperature estive continua il contrasto al proliferare di zanzare e altri insetti. L'ufficio Lavori Pubblici Ambienti del Comune di Civitavecchia avvisa la cittadinanza che dalle ore 23 del giorno 16 ottobre fino alle ore 6 del 17 ottobre 2023 si svolgerà un nuovo intervento di disinfestazione adulticida. Si invita pertanto la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante le operazioni, evitare di transitare nelle aree trattate, non lasciare alimenti, indumenti e bucato all'esterno nella notte indicata e custodire all'interno gli animali domestici. L'Istituto di Istruzione Superiore Stendhal di Civitavecchia ha celebrato ieri presso le proprie sedi la nuova edizione degli Erasmus Days, un tradizionale appuntamento della scuola. Lo Stendhal ha ospitato circa 600 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti dagli istituti comprensivi Ennio Galice, Don Milani di Civitavecchia, Via 16 Settembre, Manzi e Piazzale della Gioventù di Santa Marinella e Corrado Melone di La Dispoli per celebrare l'evento con giochi, attività e laboratori e con le testimonianze delle studentesse e degli studenti che hanno vissuto questa fantastica esperienza dei progetti Erasmus all'estero durante lo scorso anno scolastico. È un grande successo quello che ha avuto ieri il Team Rocket, la nota cover band di cartoni animati e anime che lo scorso weekend ha partecipato a Romix, una delle fiere più importanti d'Italia. Il gruppo musicale è stato impegnato in moltissime esibizioni accompagnati anche da nuovi cosplay oltre a quello dei Pokémon. Inoltre hanno fatto da preludio all'esibizione conclusiva del padiglione che li ospitava, ovvero quello di Cristina D'Avena. Ascoltiamo un estratto delle interviste che potete seguire sul canale YouTube di TRC Giornale. Ascoltiamo. Team Rocket, pronti a partire alla velocità della luce. Uccelli dell'avventura, la vittoria sicura, se tu giochi così, cazzo mo, 100.000 emozioni, un mondo di evoluzioni che vedrai per me. Ora c'è mondo di Pokémon Go, ora c'è mondo di Pokémon Go. Un fine settimana spettacolare per il Team Rocket che ha partecipato al Romix assieme a tanti artisti, alla grande cornice romana. Com'è andata? Direi spettacolare, non ci aspettavamo di ricavalcare di nuovo il palco del Romix e così è stato. E ci siamo innanzitutto divertiti perché la fiera, partecipare a quella fiera è semplicemente ogni volta emozionante, soprattutto suonarci e cantarci, quindi direi che è andata alla grande. Ci siamo divertiti tantissimo e c'è stato molto riscontro da parte del pubblico e davvero una fortissima emozione, più dell'altra volta, e speriamo che continui così nel tempo. Sono stati giorni molto intensi con tantissimi spettacoli sia durante il pomeriggio che durante la sera, quindi come è stato organizzativamente cercare di sistemare tutto quanto? Allora, è stato molto impegnativo, però è ricco e stracolmo di soddisfazioni. Un piccolo aneddoto: arrivando a Romix stavo facendo le scale di entrata e c'erano tre ragazzi con le nostre magliette. E quindi questa cosa è stato un pochino il riconoscimento di tutto il lavoro fatto anche dal nostro manager, dai tanti live che abbiamo fatto in questi mesi. È stato bellissimo, insomma, arrivare non proprio da sconosciuti come la prima volta, ma qualcuno già ci conosceva, quindi è stato bellissimo. Dal punto di vista dell'impegno siamo stati sotto stress, se si può dire. Abbiamo fatto 4 concerti in 2 giorni, e 2 volte al Romix. Sì, abbiamo dato il massimo noi, più che altro ci siamo molto divertiti, è stata sì un'emozione diversa dalla prima volta, perché comunque sapevamo a ciò che andavamo incontro, però l'abbiamo vissuta forse con minore ansia e più divertimento, e per questo forse abbiamo dato ancora di più il meglio di noi. Poi abbiamo visto anche con dei cosplay, con degli abiti diversi rispetto a quelli che indossate solitamente. Com'è nata l'idea e perché questo tipo di situazione? Quali erano i cosplay che avete utilizzato?
Allora, l'idea è nata perché in teoria noi dovevamo fare una parentesi nel nostro spettacolo e si chiamava Disney Mood, quindi era ricreare anche delle canzoni Disney, quindi fare un concerto prettamente Disney. Poi ovviamente come al solito abbiamo stravolto l'idea, quindi abbiamo tenuto qualcosa di Disney, ma abbiamo comunque fatto la nostra normale scaletta. È stato fantastico, e diciamo che faticare per la musica è qualcosa di bellissimo veramente, e io ci tengo veramente a ringraziare una persona che è questa persona qua che è William, sì, che è che è diventato il nostro manager praticamente da dopo la prima edizione che abbiamo fatto l'altro anno a Romix, e ormai adesso è quasi un anno che ci avviciniamo alla prima data che abbiamo fatto del live, e è andato tutto in crescere e sta andando ancora in crescere, perché abbiamo tantissime altre date su Roma e ci sono altre cose che speriamo vengano fuori. Nell'ambito della prestigiosa manifestazione Roma Arte Week, evento culturale che si svolgerà dal 23 al 28 ottobre nella città di Roma, al Palazzo Velli Expo, interverranno due artisti civitavecchiesi. La scrittrice e pittrice Ombretta del Monte presenterà il suo libro Diario d'artista, pubblicato da PAV Edizioni, con letture recitate da Giacomo Costanzo, giovane attore che reciterà anche il monologo Dialogo con Dio di Massimo Troisi. Le cartoline da Civitavecchia arriva alla nona edizione, il photo contest ideato da Port Mobility anche quest'anno lancia la sfida con l'intento di promuovere il territorio di Civitavecchia, le sue bellezze e i suoi punti di interesse. Il tema della nona edizione è questione di prospettive. A partire dal 14 ottobre, i cittadini, turisti, fotografi, animatori e non potranno inviare uno o più fotografie all'indirizzo email redazione web portmobility.it. Come sempre, 12 fotografie saranno selezionate per il nuovo calendario 2024, ma tutte saranno pubblicate sui canali social Port Mobility. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché dopo un piccolo break pubblicitario torneremo per le notizie sportive. A tra poco. Bentrovati, apriamo con il calcio. Comincerà da Rieti l'avventura di Raffaele Scudieri sulla panchina del Civitavecchia. I nerazzurri domani alle 15.30 faranno visita alla forte squadra che al momento occupa la seconda posizione in classifica. Dopo il KO pesante dell'ultima giornata contro il Monte Spaccato e l'avvicendamento in panchina della squadra del presidente Patrizio Presutti, ci si attende una reazione positiva al di là del risultato finale. Non sarà del match lo squalificato Serpieri, oltre a Lungo De Gea Ruggero. E proseguiamo con il rugby, esordio casalingo per il CRC nella nuova Serie A, domani alle 15.30 fischio d'inizio al Moretti della Marta per il gruppo di Ambrogio Bona che se la vedrà con Livorno. Curioso il fatto che le due formazioni si presenteranno con lo stesso numero di punti in classifica, ovvero 2, visto che all'esordio i bianco-rosso hanno perso e i toscani hanno pareggiato. Un'occasione da sfruttare per i civitavecchiesi per regalare la prima gioia al pubblico amico e iniziare a mettere nel mirino le dirette concorrenti per la lotta verso la Serie A1. Ascoltiamo le interviste. Siamo con dei volti nuovi del CRC in vista di questa partita importante, la prima in casa come sempre è fondamentale, si gioca contro il Livorno, quindi volete cercare di conquistare questa prima vittoria stagionale davanti al pubblico proprio di casa. Ovviamente cercheremo di fare il possibile per vincere la partita di domenica, sappiamo che il Livorno è un avversario ostico che nella prima giornata è riuscita a pareggiare contro la Capitolina, però ovviamente noi ci alleniamo tutti i giorni per cercare di portare più punti possibili al Civitavecchia e per stare più in alto possibile in classifica. Matteo, quindi una sfida anche un po' particolare perché avete due punti, così come il Livorno, anche se poi in realtà i risultati sono stati diversi, potete cercare di confermarvi in attacco con il punto di bonus che avete ottenuto, però magari anche migliorare qualcosa in difesa. Partiamo dal fatto che è una nuova squadra e molti giocatori hanno esordito proprio contro il Villa Vanfili e altri giocatori vorrebbero esordire anche contro il Livorno. Cercheremo di confermarci su alcuni punti di forza come quelli in attacco e magari migliorare alcuni punti di debolezza che potrebbero essere la difesa.
ancora stiamo prendendo confidenza con i nuovi compagni. Io sono nuovo, ci sono tanti ragazzi nuovi, quindi ci stiamo conoscendo, provando di fare il meglio tutti insieme. Ma arriviamo nella miglior maniera possibile. Sei di origine argentina, hai avuto esperienze anche sia in Argentina ma anche in Francia. Quindi che differenze vedi tra i vari modi di giocare a rugby, anche per quanto riguarda i giovani dall'Argentina, poi qui in Italia? Il rugby non è così diverso dell'Italia e dell'Argentina. Mi trovo bene qua, mi piace il rugby di qua. Mi sono trovato bene in questa squadra, con i ragazzi, anche con i nuovi compagni. Mi hanno preso subito. Andiamo avanti con loro. Matteo, diciamo prima dell'intervista, tu mangi pane e rugby da quando sei piccolo, anche per le esperienze, insomma, diciamo anche prima con Riccardo Battaglini. Papà ha conosciuto Ambrogio Bona, l'ha spesso sfidato. Com'era Ambrogio quando eri piccolo e come l'avevi visto adesso che allena te? Praticamente mio padre giocava a rugby anni fa nella Benetton, erano appunto giocatori della nazionale, sia Ambrogio che mio padre. E io da piccolo non l'ho visto, anche perché ero tanto piccolo, forse neanche ero nato quando hanno giocato insieme. Vederlo in campo è un grande effetto, fa effetto. Mattia, hai fatto parte anche del gruppo seconda parte della scorsa stagione, quindi hai visto i vari movimenti, i vari cambi che ci sono stati. Cosa stai vedendo nel gruppo di quest'anno che può essere una risorsa in più per potervi accompagnare verso l'obiettivo, che come sappiamo è quello di andare nella nuova Serie 1? Parto dal fatto che l'anno scorso sono arrivato a metà stagione e ho subito iniziato a far parte del gruppo squadra. Per questo devo ringraziare i compagni dell'anno scorso, la maggior parte sono rimasti anche quest'anno. Stiamo aiutando, mi metto anche io nel mezzo, a far integrare il più possibile i nuovi acquisti che sono arrivati quest'anno, che sono parecchi. Questo penso si sia visto anche dalla prima uscita stagionale contro il Villa. Dobbiamo ancora amalgamarci tutti insieme, però sono sicuro che allenandoci, stando sempre più possibile insieme anche fuori dal campo, possiamo creare un gruppo abbastanza forte per riuscire a fare il salto. Notizia negativa per la NC Civitavecchia, ma importante occasione per uno dei suoi più importanti talenti. Valerio Di Bella continuerà a giocare in Serie A2 nella nuova stagione, lo farà con l'Olympic Roma di Mario Fiorillo. Con i capitolini troverà anche un altro ragazzo che ha fatto parte della NC come Stefano Ballarini. Il debutto è previsto per il prossimo 4 novembre in casa contro il neopromosso Crotone. Da qualche giorno ha iniziato gli allenamenti, afferma Valerio Di Bella, e ho conosciuto tutta la squadra. Siamo un gruppo giovanissimo e carico di entusiasmo. Ed era questa l'ultima notizia, termina qui la nostra edizione del TRC Giornale, ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube ed Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'ascolto, auguro a tutti un buon fine settimana.